28 giugno 1914. L'estate del 14 è una bella estate. Queste bambine austriache festeggiano la fine ormai prossima dell'anno scolastico. Ci è mancato poco che la festa venisse annullata, perché questa mattina a Sarajevo un giovanotto ha gettato una bomba contro l'arciduca Francesco Ferdinando, che è l'erede al trono austro-ungarico. Fortunatamente l'attentato è fallito e il suo autore è arrestato. L'arciduca e sua moglie sono salvi. Continuano il loro viaggio ufficiale e queste bambine continuano a ballare pensando probabilmente alle vacanze. Ore 17:30. Giunge una terribile notizia. Secondo attentato a Sarajevo. Con la pistola questa volta. Gabriel Princip, il criminale, è arrestato, ma l'arciduca e sua moglie sono morti. Le salme sono trasportate a Vienna, via Trieste. È un nuovo dolore per la corona d'Austria, che ne ha già conosciuti tanti, perché l'anziano imperatore Francesco Giuseppe ha visto morire tragicamente quasi tutti i suoi. Ma si può pensare che questa morte non lo affliggerà molto, visto che non andava d'accordo con l'erede all'impero e ancora meno con sua moglie. Tutti i sovrani gli mandano le loro sentite condoglianze, ma ciascuno sa che per lui la morte di Francesco Ferdinando è semplicemente un grattacapo in meno. La discrezione delle esequie è stata notata. È un segno rassicurante per il mantenimento della pace in Europa. D'altronde, l'imperatore Francesco Giuseppe riparte per la caccia. Lui adora la caccia. E questi adorano il mare e il sole. L'estate del 14 è una bella estate. Promette anzi di essere magnifica. È fatta per le vacanze, per le avventure delle vacanze. L'affare di Sarajevo non li turba. Non è la prima volta che c'è una piccola crisi nei Balcani. Non è grave, non è grave. Nei Balcani c'è sempre un attentato. Uno ogni 3 mesi almeno. Non ci sarà la guerra. La potenza di fuoco delle armi moderne è tale che una guerra è diventata impossibile. L'Europa non ha voglia di suicidarsi, proprio ora che domina il mondo. E poi l'equilibrio delle forze è assicurato dall'eguaglianza dei due blocchi. È un equilibrio solido, fatto per la pace. La pace delle vacanze. Anche il Kaiser Guglielmo II, imperatore di Germania, parte per le vacanze. Parte di buonissimo umore, è felice di fare una crociera nel mare del Nord. In vacanze anche il presidente della Repubblica Francese, Raymond Poincaré. Adora i viaggi ufficiali ed è accontentato. Sua maestà lo zar lo riceve solennemente in Russia. Accoglienza entusiastica. La polizia l'ha organizzata. Ma nelle tribune, come pure nelle carrozze, si mormora che se la borsa è in ribasso in questo momento a Vienna e a Berlino, vuol dire che il Kaiser, prima di partire per la crociera nel mare del Nord, ha dato carta bianca all'Austria per vendicarsi della Serbia, con il pretesto che gli assassini dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie sono stati armati dai patrioti serbi. Vendicarsi come? Il presidente Poincaré è proprio entusiasta del comportamento delle truppe russe, che in caso di guerra sarebbero alleate delle truppe francesi. Il 24 luglio, soddisfatto del suo soggiorno, lascia la Russia. A Vienna si attendeva impazientemente la sua partenza. A Vienna l'imperatore Francesco Giuseppe firma l'ultimatum indirizzato alla Serbia. È redatto in maniera inaccettabile per uno Stato indipendente. Sarà rimesso a Belgrado alle ore 17:30, appena si saprà che il presidente Poincaré ha ripreso il mare. Le condizioni sembrano inaccettabili. La Germania sostiene a fondo l'Austria. Se la Germania interviene, la Francia deve intervenire. Che farà l'Inghilterra? Cosa farà l'Inghilterra? Beh, è prematuro rispondere a questa domanda. È esatto che la flotta inglese ha raggiunto le sue basi di combattimento, ma è una semplice misura di precauzione, perché il governo di Sua Maestà cerca piuttosto l'arbitraggio. Vuole la pace e propone una conferenza internazionale. Si attende una risposta del Kaiser su questo progetto di mediazione.
Il Kaiser ha interrotto la sua crociera. Rientra precipitosamente in Germania. Rifiuta la proposta inglese di mediazione. Un ultimatum per lui non si discute. D'altra parte è proprio per questo che si chiama ultimatum. È un affare d'onore che riguarda soltanto l'Austria e la Serbia, che nessuno se ne immischi. Appena rientrato a Berlino, il Kaiser ha la sorpresa di apprendere che la Serbia ha accettato quasi integralmente l'ultimatum austriaco. Non c'è motivo di fare una guerra, ora che la Serbia ha capitolato. Evviva! Ma allora, perché l'ambasciatore d'Austria lascia Belgrado? A bordo della sua corazzata, il presidente Poincaré riceve il consiglio di rientrare immediatamente in Francia. È cosa molto grave. Nel treno che lo riporta a Parigi, il presidente Poincaré apprende che l'Austria ha dichiarato guerra alla Serbia. Sarà la guerra generale? È la domanda che egli sente nella folla che lo attende alla stazione. L'ingranaggio delle alleanze trascinerà alla guerra tutta l'Europa? Sarebbe troppo stupido. In fondo non si crede sul serio alla guerra, ma se ne ha paura. Questa paura Jaurès la rifiuta. In nome dei socialisti francesi prende la parola. Compagni, una grave ora è suonata. Il pericolo è in marcia. La minaccia della guerra universale pesa su di noi. Noi socialisti francesi non abbiamo bisogno di imporre al nostro governo una politica di pace. La sta già praticando. E ci siamo trovati d'accordo con i nostri compagni della Germania perché chiedano al loro governo di fare in modo che l'Austria moderi i suoi atti. Jaurès crede che i popoli impediranno ai governi di commettere questo crimine. Sarebbe un crimine. Ci sono dei socialisti in Germania. Rifiuteranno di battersi. Il Partito Socialista Tedesco è il più forte d'Europa.